mister, è orrende che vola in primo, al primo posto. Sì, siamo primi in classifica, felicissimi per questa posizione, però consapevoli anche che sono passate solamente 9 giornate, per cui il cammino è lungo, quindi ci godiamo il momento senza perdere la testa. La cosa bella probabilmente di questo rende è che la fascia capitana oggi l'aveva bene in casa, molto spesso l'ha avuta Adriano, nonostante questi cambiamenti la squadra gioca sempre con la stessa grinta, la stessa determinazione. Diciamo che mai come in questo caso la forza del gruppo fa più forse anche delle individualità. Sì, questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio. Io non smetterò mai di ringraziare giocatori come Fiore, Benincasa, adesso Crispino che è stato determinante fino a pochi giorni fa e lo continuerà ad essere. Hanno l'atteggiamento giusto, questo ci facilita terribilmente il lavoro, ci consente di lavorare in una certa maniera durante la settimana perché tutti quanti vogliono giocare, però chi non gioca ha comunque l'atteggiamento giusto e questo fa crescere il quotidiano, il livello dell'allenamento quotidiano e ci permette di lavorare in una certa maniera. Ai tifosi dai un motivo per non esaltarsi troppo e uno invece per sognare. Io dico che i tifosi devono sognare perché è il bello del calcio, quindi non do motivi per non sognare ai tifosi. Noi da di dentro invece sappiamo che il cammino è lunghissimo, che siamo solo all'inizio, che non dobbiamo guardare la classifica, che poche settimane fa abbiamo pareggiato con l'attuale ultima in classifica, che oggi la Cavese stava perdendo contro una squadra comunque in difficoltà in classifica, per cui è prematuro, è presto, dobbiamo stare coi piedi per terra, ma comunque di settimana in settimana è chiaro che cresce la consapevolezza di questo gruppo e questo non può che far bene.